definiti doni per la diocesi di San Zeno. Con oggi iniziamo un percorso particolare. Vi vogliamo far conoscere i cinque sacerdoti novelli ordinati qualche settimana fa nella cattedrale di Verona dal nostro vescovo S eccellenza Monsignor Giuseppe Zenti. Un percorso che ci farà eh, scoprire varie storie, varie sensazioni, vari, vari momenti della vita di questi cinque ragazzi. Iniziamo oggi dalla parrocchia di San Massimo perché qui in quest'estate 2020 presterà servizio Don Luca Zanotto, che però eh, ha in previsione un percorso particolare non in parrocchia ma a Roma dove andrà a studiare diritto canonico per volere proprio. Proprio del pastore della nostra diocesi e allora andiamo a conoscerlo insieme Zanotto Luca della parrocchia di Villa Franca Duomo. Eccomi. Un dono per la Chiesa, per la diocesi di Verona, la diocesi di San Zeno. Sono cinque i preti novelli e noi iniziamo con il primo Don Luca della classe 2020, Don Luca Zanotto. Una storia particolare, eh, la storia di una vocazione è sempre una storia che prevede il protagonista che è eh, la persona interessata, guidata dal più grande protagonista che poi è Dio. Come nasce eh, la tua storia, il tuo incontro, la tua vocazione? Beh, senza dubbio i semi della mia vocazione sono stati sparsi abbondantemente nella mia parrocchia di origine, Villa Franca, Duomo, per la precisione, la mia famiglia ed io quindi siamo di Povegliano, però fin da bambino ho frequentato tutte le scuole, da, dalla materna in poi a Villa Franca, e quindi da lì a frequentare e avere gli amici nella parrocchia del Duomo, il passo è stato breve. Indubbiamente nelle attività parrocchiali, nei catechismi, nei campi scuola, nei grest vissuti al Duomo, nei gruppi adolescenti giovani, il Signore, attraverso i vari doni, i vari animatori, ha gettato il suo seme anche nel mio cuore. Però per perché maturasse, perché fiorisse fuori qualcosa, ha dovuto avere un po' di pazienza <ride> e mi ha lasciato andare, appunto ho terminato il liceo scientifico all'Università a Padova, facoltà di scienze politiche, e eh, dopo un paio d'anni di studio a Padova, vivendo al Collegio Don Mazza, eh, ho colto al volo l'opportunità di andare a fare un anno di studio in Russia, a Kaliningrad, quello che si chiama Erasmus, anche se non era propriamente un Erasmus. E, e in quella terra diciamo lontana, e, essendo io lontano da, dagli amici, da tutte le mie attività che lasciavo qui a Verona, però conoscendo bene un prete russo che è un mio caro amico Don Vitali, che era curato in una parrocchia della città, frequentando quella parrocchia, frequentando i giovani, le persone di quella, di quella realtà, cercando di studiare il russo, e cercando anche di fare un po' di ricerche per la tesi, ecco, in quella situazione particolare, il Signore ha fatto risuonare la sua voce. Attraverso incontri molto concreti con tante persone, nel mio cuore è maturata questa domanda: ma non è che il Signore vuole anche da me questa, questa vita insomma, dedicata agli altri, dedicata a far sentire gli altri a casa propria, in una parrocchia, in una comunità dove, dove poi i preti svolgono il loro servizio? E questa è stata la prima intuizione che ha iniziato a scombussolare un po' il mio cuore, del tutto in attesa perché ero partito per la Russia con altri progetti, altri sogni. Invece là. In quel tra virgolette deserto, nel senso che ero lontano dalla mia Verona, il Signore ha fatto risuonare la sua voce attraverso Don Vitali e tanti altri preti e giovani che mi hanno accompagnato. Poi, ritornato a Verona, ho terminato il mio percorso di studi triennale, poi ho proseguito con la magistrale, ma lì il desiderio della Russia e di quei paesi era ancora molto forte e ho, ho colto anche lì tutte le varie possibilità che si presentavano per tornare a studiare là. Ho fatto tre mesi a Mosca e poi il tirocinio formativo di cinque mesi in Kazakistan alla delegazione dell'Unione Europea, però vivendo presso la curia diocesana, ospite di, dei preti esperienze. e dei vescovi là. E lì sono stati veramente, il mio cuore poi aveva già iniziato a interrogarsi sul profondo, ero, venivo accompagnato da un prete qua nostro diocesano, don Giuseppe Vantini, come padre spirituale tutti questi anni, nel frattempo attraverso don Giuseppe ho conosciuto la figura di don Bernardo e ho detto guarda qua c'è un prete veronese che è già stato là non è che il Signore vuole qualcosa di simile anche, anche da me no questa era un po la domanda non che... ti sei mai domandato uh, cioè, hai sempre pensato che la tua chiamata era questa non ad altre no senza dubbio anche le altre soprattutto negli anni di università anche quando l'interrogativo si era già posto poi è iniziata una una lotta interiore perché da un lato vedevo un tipo di lavoro per il quale mi stavo preparando nelle organizzazioni internazionali o nella, nella diplomazia che mi piaceva molto e mi sarebbe piaciuto molto farlo da, da laico sposato con famiglia, però impegnato, cristiano anche in quel mondo lì dove c'è tanto bisogno di diplomatici, di ambasciatori credenti. Però allo stesso tempo c'era questa domanda che risuonava, ma non è che il Signore voglia da me qualcos'altro, voglia che io faccia il prete? Dove vuole lui, magari in Russia, magari a Verona, magari anche nell'ambito diplomatico. E quindi ero in un certo senso combattuto tra queste certo. due possibilità. E ricordo in particolare in Kazakistan, come, come ti dicevo al mattino lavoravo in questa delegazione che è l'ambasciata, dove mi piaceva molto l'ambiente internazionale, si parlava mm. inglese con funzionari e tirocinanti di tutta Europa e alla sera ritornavo in Curia, no? la Curia di Astana in Kazakistan e mi confrontavo con i preti, con i vescovi, con le suore e veramente il mio cuore era, era conteso Combattito. tra questi due mondi però la pace profonda la trovavo dopo quando arrivavo la sera lì in chiesa mi fermavo, pregavo un po' davanti all'eucaristia al mattino eh, con, partecipavo alla messa lì il cuore era in pace questo voleva dire qualcosa esatto. ecco. Un percorso particolarissimo, ricco di esperienze e di incontri. Ad un certo punto, tornato probabilmente da questa esperienza, quando hai capito che la pace te la dava eh, quella persona, quella presenza in quella chiesetta, probabilmente o in quell'oratorio, torni e comunicare una scelta alla propria famiglia, ai propri amici: quanto coraggio ci vuole, cosa vuol dire. Eh, ci vuole un bel po' di coraggio che però non viene da te, ti rendi conto, viene da qualcun altro. E I genitori in un certo senso se l'aspettavano, perché vedono questo ragazzo che, insomma, termina gli studi, che non ha la fidanzata, che è sempre <ride> da preti a messa, eccetera, quindi i genitori senza dubbio se lo aspettavano. Però nonostante questo è stata impegnativa dirla a casa, perché poi ero al termine del mio percorso universitario, si aspettavano. Che entrassi nel mondo del lavoro uh -huh. invece gli arriva questa notizia guardate io a settembre entro in seminario ecco non è stata facile però dopo ho anche saputo diciamo, aspettare un, un altro periodo perché si tranquillizzassero appunto i genitori e anch'io mi rafforzassi nella mia scelta facendo altre esperienze di studio nel frattempo iniziando un percorso di discernimento non più solo con il mio padre spirituale ma anche con quelli che poi sarebbero diventati gli educatori del seminario, con gli incontri vocazionali all'epoca all'eremo di San Fidenzio, però dopo questo ulteriore anno i tempi erano maturi, anche a casa ormai erano pronti e quando gliel'ho detto la seconda volta erano più tranquilli. E dopo anche per i genitori è iniziato un cammino in seminario perché è giusto, dobbiamo capire anche loro: no? sentono che questo figlio va in seminario. Loro, come penso la stragrande maggioranza dei genitori, hanno l'idea un po' del seminario come una realtà monastica dove vai là, ti chiudi dentro e non ti vedono più. E per cui in questo sta anche la difficoltà, non solo nella prospettiva che il figlio non si sposi, che diventi prete, ma nel, dopo, lasciarlo, andare nel lasciarlo andare per un mondo sconosciuto. Dopo tu incominci il percorso in casa San Giovanni in Seminario e sei subito in una comunità, comunità di giovani, comunità di altri preti, quindi ti senti subito accolto a casa tua. Per i genitori non è subito così, però per fortuna c'erano degli incontri in Seminario, delle cene, poi dei momenti così con, con il rettore, con i vice-rettori e con anche gli altri seminaristi e si sono resi conto che l'ambiente in cui. Mi trovavo, era un bel ambiente luminoso, giovanile, mi vedevano contento, ridere, scherzare, anche più di prima. E allora è iniziato anche per loro un cammino che li ha fatti arrivare al 27 giugno contenti e tranquilli. Ecco. Sai, quando ci eh, raccontano i novelli sacerdoti, i diaconi, la vita in seminario, per chi non la vive è sempre un po' difficile. Sì. Eh, L'idea che ci siamo fatti è quella di un periodo di studio, grande studio, sì. perché comunque siete chiamati a studiare, certo, e le esperienze, che quelle però non riusciamo a capire che esperienze <ride> siano. Allora, al di là eh, delle esperienze nelle varie parrocchie, dove provate anche la relazione con persone giovani o anche più grandi di voi, probabilmente anche eh, guardare gli altri sacerdoti, no? Com'è questo percorso? Come sono stati questi cinque anni per te? Questi sei anni. Sei anni. Sono stati molto movimentati. Anche io mi aspettavo nel mio immaginario che entro il seminario, più o meno sarà come al collegio Don Mazza, dove la prevalenza del tempo è dedicato allo studio, poi alla preghiera. Invece, grazie a Dio, ecco, io ero già abbastanza <ride> studiato, eh. Eh, però mi servivano altre esperienze più umane, come dicevi te, cioè di confronto con. Altri seminaristi, poi nelle parrocchie con i preti, e fin da, da subito praticamente il fine settimana si fa servizio nella propria parrocchia d'origine, poi in una parrocchia di servizio, affiancati solitamente a dei preti giovani, anche nel mio caso con un prete giovane molto dinamico che mi ha aiutato anche a tirarmi fuori eh, nei rapporti appunto con adolescenti, giovani e con altre persone della parrocchia. Poi nel frattempo sono iniziati altri servizi, io. E anche un mio compagno, l'altro Luca Veronese, abbiamo svolto il servizio di cerimoniere e questo al di là dell'aspetto liturgico sono stati sicuramente delle, un servizio molto movimentato, anche di impegno di portare con vari traslochi casule, fal di storie, <ride> pissi di, da una parte all'altra, Cattedrale, Santa Sant'Anastasia, c'è anche un lavoro molto anche di organizzazione, anche di, così, di, di, di logistica. E quindi io di questi sei anni ho ricordo sì di un'esperienza di studio ma anche di impegni su diversi fronti, in particolare su quello delle relazioni e poi andando avanti col percorso del seminario l'anno di assistentato al minore, io ero con la comunità giovani quindi un ambiente relativamente più tranquillo rispetto a chi era con i più piccoli, però anche lì giorno dopo giorno cercavi di spenderti con con ragazzi giovani, dove sì, da un lato c'è l'aspetto anche, se vogliamo, dell'annuncio, però c'è soprattutto una quotidianità che va dalle partite di calcio, dove sono negatissimo, <ride> a, a, ad altre attività dove abbiamo cercato, appunto io e l'altro mio compagno che era con me assistente, abbiamo cercato di spenderci. Per poi arrivare all'anno di diaconato, dove tre giorni sei in seminario, gli altri giorni sei in parrocchia e lì e gli impegni in parrocchia aumentano ancora di più. E diventi quasi, quasi un prete da un certo punto di vista poi purtroppo c'è stato l'evento le, del covid che quindi ha bloccato anche Tutto. questo e ha costretto quasi tutti noi a tornare a casa e trascorrere questo periodo con i genitori ma anche questo è stato sicuramente provvidenziale per eh, alcuni mesi di vita diciamo di preghiera però con i propri genitori in preparazione del grande passo dell'ordinazione dell e arriva il giorno, il giorno dell'ordinazione. Un'ordinazione che quest'anno abbiamo vissuto in una maniera differente per tutte le precauzioni che abbiamo dovuto vivere per il Covid. Quindi eh, in genere eh, siamo abituati a vedere eh, la cattedrale piena Stracurma, di gente, sì. eccetera. In realtà era una cattedrale raccolta. Io l'ho vista così. Eh, e que quel giorno che cosa è successo per te? Ecco, eh, il giorno è cambiata la vita, però in un contesto di grande normalità e, e raccoglimento, come dicevi te. Il nostro vicario generale Don Roberto diceva che c'era il clima del Cenacolo ed è veramente stata così perché le persone invitate erano poche, però anche molto consapevoli ecco, di, di, di dove erano. E perché erano lì, si percepiva, era proprio tangibile un clima di, di forte preghiera e di attenzione su di noi e su quello che il Signore stava facendo. E però allo stesso tempo di grande anche normalità, perché col, col discorso del Covid appunto eravamo ancora più o meno tutti a casa propria, e la mattina partire da casa, andare all'ordinazione con i propri genitori e poi nel mio caso ritornare a casa mi ha dato proprio la percezione di un evento enorme che mi aveva cambiato la vita, però inserito in un contesto di, di grande ferialità e di grande ordinarietà. Ecco, L'emozione durante il rito è stata molto forte, in particolare nel momento della prostrazione, ti vengono in mente tanti volti vicini, lontani, gli anni del seminario, gli anni precedenti che ti hanno portato lì, soprattutto pensi al futuro e dici mi abbandono appunto a lui, ecco però. Non sei solo perché hai i tuoi quattro fratelli vicino e poi la chiesa che prega con te, che ti sta generando al sacerdozio e tutti i santi che vengono chiamati sono anche loro lì presenti con te. Quindi questo è un grande momento. Poi anche nei vari passaggi del rito, di ogni, di ogni momento c'è un ricordo profondo. Anche, eh, condivido solo l'imposizione delle mani, sentire queste mani del Vescovo sopra, mani calde, no? accoglienti di... Un, di un vescovo che ti manda lui, che su di te fa scendere lo spirito, ecco, sono emozioni veramente molto forti che eh, dobbiamo ancora rilavorare, non pe penso che non basti una vita intera, però la gioia è veramente grande. Ti dicevo, eh, si ritorna in un contesto di ordinarietà, forse anche questo è interessante, il Signore ha voluto farci capire che avete un grande dono, una grande missione, però da spendere giorno per giorno nelle vostre case, nelle parrocchie dove, dove dopo lui ci manderà. Il vescovo durante l'omelia vi ha detto delle cose estremamente impegnative, eh, vi ha dato un mandato non da poco, eh, rispettare quello che lui vi ha indicato è, è il progetto di una vita. Esatto. Vi ha chiesto di essere dei bravi confessori, vi ha chiesto di far innamorare più persone, non di voi, ma di colui che portate eh, agli altri. Eh, non ti spaventa tutte queste, queste richieste? Questa fiducia che il pastore della diocesi e comunque la Chiesa ripone su di te? Beh, sì, dal punto di vista umano, spaventa, però, come ti dicevo prima, non siamo soli, è già questo. Tranquillizza, cioè hai dei confratelli, hai una comunità che ti ha accompagnato fino a qua. Adesso siamo dentro un presbiterio: c'è un vescovo che è il padre di questo presbiterio, i suoi collaboratori. Quindi la missione è enorme: non basta una vita intera, però non la compiamo da soli. C'è innanzitutto il Signore, ma poi attraverso i Suoi ministri ecco, che camminano con noi, veramente potremo essere dei buoni confessori, dei, dei buoni evangelizzatori, dei preti che celebrano bene l'Eucaristia, dei preti che suscitano vocazioni. Facendo attaccare le persone a lui e non a noi, ecco, tutto questo diventa improvvisamente possibile. Se ci penso da solo mi viene paura, se ci penso insieme ad altri, allora dico sì, la missione è grande, un po' di paura c'è ancora, però è più forte la, la forza e il coraggio che ti spinge a vivere questo. Allora, adesso sei sacerdote a tutti gli effetti, in questo periodo dell'estate tu sei qui a San Massimo, ma da grande. Dove andrai? Che cosa farai prossimamente? Che cosa ti ha chiesto il Vescovo? Il Vescovo pochi giorni fa ci ha radunati tutti e cinque insieme, è stato un momento molto bello perché ha deciso di dirci, dire davanti a tutti le nostre nomine, quindi abbiamo sentito in diretta dove ognuno di noi sarebbe andato. E ha reso pubbliche appunto le, le parrocchie di destinazione dei miei quattro compagni. Nel mio caso invece ha reso pubblica una destinazione un po' particolare. Perché a fine settembre mi manderà a Roma a studiare diritto canonico per poi entrare successivamente nell'Accademia che prepara i diplomatici della Santa Sede e se Dio vorrà poi un giorno svolgere questo servizio di diplomatico per la Santa Sede, per il Papa, per la Chiesa, e nel mondo intero. Ecco. E quindi, È elettrizzante questa <ride> sì, cosa! Sì, decisamente, quindi fa anche un po' paura quello che dicevi prima però anche qui sento assolutamente che non sono solo, che sarò già da settembre in una comunità che mi prepara a questo. E poi è in un certo senso un filo rosso che si ricollega al mio, ai miei studi precedenti, a quello per cui mi stavo preparando prima, però adesso sono chiamato a viverlo in una veste del tutto diversa, da prete e soprattutto da pastore, da prete che, che può e deve essere pastore anche in un lavoro d'ufficio. Senza dubbio, come quello di un'annunziatura, però anche in un lavoro di tante relazioni con altri diplomatici, però soprattutto con le chiese locali, ecco, con i vescovi, con i fedeli, con tutte le persone che, che il Signore metterà sulla mia strada. Ecco. Quindi, veramente anche qui un grande entusiasmo e grande riconoscenza anche per la fiducia che il Vescovo ha riposto nei miei confronti, sicuramente non mi sento all'altezza di questo, però Piano piano ecco la mezzo del Signore faremo qualcosa. Ecco, la nostra diocesi, tra l'altro, ha dei nunzi apostolici veramente ingambissima. gambissima. <ride> Uno tra poco andrà eh, in Gran Bretagna, ha svolto un bellissimo lavoro in tutta la zona che tu sì. eh, conosci, che è la Bielorussia, l'Ucraina, eh, l'altro eh, si trova in Siria. Voglio dire eh, la scuola della diocesi sì. veronese in questo ambito può essere per te eh, di grande stimolo, insomma di grande soddisfazione. Davanti a questi progetti la tua famiglia che cosa dice? Diciamo la mia famiglia è contenta, il vescovo ha avuto la delicatezza anche di coinvolgermi in questa decisione un po' di tempo dietro e di, e di poterlo anche comunicare ai genitori, chiedere il eh, loro parere. Ecco. E fin da subito i miei genitori sono stati contenti perché dicevano sì, è la tua, hai studiato per questo, cioè ti, ti vediamo in questo servizio, però certamente sentiamo e sentiremo il distacco che magari negli anni di Roma è relativo, poi in giro per il mondo sarà ovviamente di più. Però fin da subito mi hanno appoggiato, sono stati molto contenti che il Vescovo ha interpellato anche loro, poi il Vescovo ha potuto anche fare una parola con loro, hanno sentito molto paterno, molto vicino a questa scelta, perché è una scelta sì che riguarda me, però la vivranno anche loro. Io poi sono figlio unico e saremo in tre in giro per il mondo. Io fisicamente, loro da casa, con i vari social, i vari mezzi, però anche loro saranno <ride> proiettati ecco, sul mondo intero. Quindi senza dubbio contenti, contenti anche della, della paternità che il Vescovo ha mostrato anche nei loro confronti. Un'ultima domanda, eh, la chiedo poi anche a tutti gli altri tuoi compagni, di viaggio e di ordinazione soprattutto, che cos'è essere prete per te oggi in una parola, in una breve espressione? Che cosa significherà, che cosa significa oggi per questo Don Luca giovane di 33 anni eh, essere prete nel 2020? Per me è essere pastore e, e lo, è, lo è sempre in tutti gli ambiti in cui si trova, ecco da quando è a cena con una famiglia, quando guida una comunità, quando celebra l'Eucaristia, quando confessa, quando accompagna dei giovani, colui che come dice Papa Francesco sta in mezzo alle sue pecore, davanti, dietro, in mezzo, le ascolta, le consola, se le carica sulle spalle, però allo stesso tempo il pastore è anch'esso, vi citiamo Sant'Agostino, pecora, però rispetto al Signore, quindi anche lui è in grado di mettersi dentro al gregge, camminare con il gregge, però al momento opportuno, quando il Signore vuole, sa assumere anche questo compito di guida che però è soprattutto servizio appunto alle pecore in mezzo alle quali il Signore lo ha posto, qualunque esse siano in qualunque parte del mondo. Grazie mille, grazie per queste parole, grazie per l'emozione, grazie per averci raccontato la tua vocazione. Grazie a voi. Buon proseguimento di viaggio, di grazie. cammino.